La follia ha molto a che fare con me, veramente. Non so se ha osservato che passiamo la vita considerando che quasi tutto quello che fanno gli altri sono delle follie e che gli altri pensano che quello che facciamo noi sono delle follie. Juan Rodolfo Wilcock, nato a Buenos Aires, vive ormai da molti anni in Italia, dove svolge la sua attività di scrittore. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui ricordiamo i racconti de Il Caos, le poesie spagnole, le poesie de La parola morte, le prose dello Stereoscopio dei solitari, i racconti saggi de La sinagoga degli iconoclasti. Ha collaborato e collabora con alcune delle maggiori testate giornalistiche italiane. Abita a Roma, in periferia, ai margini della città. Di quella città spesso protagonista e ispiratrice di alcune delle sue migliori creazioni letterarie. Una città al centro del suo ultimo romanzo, I due allegri indiani. Beh, come tutti i ragazzi, andavo a scuola, ho fatto gli studi e così ho continuato all'università. Niente di straordinario, no? Mi sono laureato e già non ero più, beh, ero ancora ragazzo, ma insomma già ero un uomo. Noi eravamo poverissimi, però se paragonato al modo di vivere italiano, non si sa se eravamo ricchi o poveri. Non so, mio padre era un operaio e io ho fatto l'operaio finché studiavo all'università, ma lì già vede la differenza, fare l'operaio all'università qui sembra un po' strano. No? Prima scrivevo così a volte per vedere che ne veniva fuori. Ma proprio a 19 anni ho avuto questo, leggendo il supplemento letterario del giornale, no? E vedevo sempre delle cose talmente inferiori a quello che potevo fare io, che ho detto, ma insomma, essere meglio di questo è facilissimo. E allora ho scritto un libro in un mese, perché erano le vacanze tra un esame e l'altro. Subito mi hanno dato un premio per inedito, dopo me l'hanno pubblicato, ho avuto il premio della città di Buenos Aires. Erano molti soldi, tanto che ho smesso di fare l'operaio e ho fatto altre cose. Dice Borges, ma se scrivo di italiani, parlo dei miei vicini di casa. In effetti è così. E il fatto che tutti in Buenos Aires sono più o meno italiani, mentre io non ho sangue italiano nelle vene, mi fa sentire un argentino a metà. Non un autentico argentino, un po' come uno straniero. Questa frase di Borges ci offre una delle possibili chiavi per comprendere la scelta di Wilcock di scrivere in italiano. Wilcock ha origini italiane e letterariamente, come lui stesso dice, latine. Il latino come base di purificazione delle nostre lingue. D'altro canto, la tradizione letteraria argentina si è sempre ispirata alle letterature europee e solo da poco tempo è in atto un tentativo di ritrovare nella letteratura popolare una tradizione autonoma. Gli argentini, dice Wilcock, sono tutti figli di italiani e di spagnoli e sono legati alla cultura francese, a quella inglese e un poco a quella tedesca, e ciascuno è quello che è. Ma non c'è una tradizione di letteratura argentina,
C'è sì una letteratura popolare argentina, ma non ha molto a che fare con quella conosciuta in Europa. Quali sono stati gli autori che lo hanno maggiormente influenzato nella sua formazione di scrittore? Questo tutti. Tutti quelli buoni mi hanno aiutato a capire delle cose. Però se io dico che debbo moltissimo a Virgilio, non posso dire in una sola parola mia dov'è il debito con Virgilio. E naturalmente quando avevo 11-12 anni che ho letto Dante, sono rimasto segnato per sempre da Dante, no? E lì a volte in qualche poesia mia si può riconoscere l'influenza congiunta di Dante e dell'interpretazione che ne faceva Eliot, cioè non interpretazione, ma di quello che Eliot diceva di Dante. E queste cose sì, però sono tante. Immagino, il primo libro che ho letto lungo a 5 anni è la Bibbia. Ora si può dire che qualcuno ha l'influenza della Bibbia, mi sembra che a parte Ceronetti nessuno ha l'influenza della Bibbia. Vivendo a Buenos Aires avrà conosciuto Borges, lo frequentava, lo ammirava. Sì, Borges io l'ho molto ammirato prima di conoscerlo, quando avevo 18-19 anni, perché un amico mi ha insegnato a leggerlo, cioè mi ha fatto leggere queste cose che non sapevo, e mi ha detto questo è il meglio che c'è forse al mondo, e effettivamente. E allora io avevo una specie di ammirazione, così come per un dio. Una volta gli ho telefonato per invitarlo a fare una conferenza quando avevo 20 anni, e lui mi ha detto che non sapeva parlare, perché infatti a quell'epoca ancora non parlava in pubblico. E poi l'ho conosciuto, e l'ho conosciuto in, non so, 20-21 anni, in circostanze un po' disastrose per me, perché mi ha portato il figlio di uno scrittore che lui ammirava molto, però era nazista, no? Allora come presentazione per Borges era sconveniente, cioè è rimasto così un po' scostante sempre. Però dopo per forza ci siamo dovuti tollerare. Io ero uno stupido, perché quasi tutti i ragazzi sono stupidi, anche quando sono intelligenti, ma hanno delle esplosioni di stupidità, no? Di cose che dovrebbero capire e che non le capiscono. Cioè, i ragazzi sono tutti pieni di dei difetti degli adulti, e questo è il peggio che hanno. E allora ci vogliono molti anni per liberarsi da queste sciocchezze, no? Quali erano le qualità che più colpivano in quest'uomo? Beh, la sua intelligenza, il fatto di trovare qualcuno che abitava nella mia città, che parlava come noi e si esprimeva con moltissima intelligenza, come se fosse un classico, una persona del passato. Tutto questo era piuttosto impressionante, era un esempio unico. Devo dire, queste cose capitano di rado, perché non dappertutto si può avere un maestro. Cioè aveva l'autorevolezza di un maestro, però nel senso buono, no? Non di un professore universitario così che fa scuola, un maestro che insegnava a scrivere anche considerando quelli del passato, no? Le sue prime cose sono state lette da Borges? Lei gliele portava? Ah no, non avevamo assolutamente quel tipo di relazione. Per incominciare, io ero molto giovane, quindi le prime cose che facevo erano delle poesie, come quasi tutti i giovani, capita questo, che si esprimono più facilmente con la poesia. E lui era un poeta di 20 anni prima, quindi le cose che facevo dovevano essere per forza l'opposto
come stile, come tutto, perché ogni 20 anni, diciamo, i gusti si rivoltano. Ma ad ogni modo non credo che si interessasse molto alle cose che facevo, sebbene poi mi accorgevo a volte che sapeva qualche verso mio a memoria, e questo mi stupiva molto, perché io non sapevo di nessuno i versi a memoria. E certo che lui aveva e avrà ancora una memoria totale. Quello che gli interessava lo ricordava sempre, non so come, ma... E chi sarà le prime cose che hanno scritto? Quelle che conosciamo sono sempre elenchi di pecore e di... Cioè, le più antiche sono elenchi di pecore, perché tutte le prime civiltà sono cominciate, dico, quelle più evolute sono cominciate in dei posti che si dedicavano tantissimo alla pecora e alla capra. E a leggere queste tavolette che rimangono, che dicono 4 pecore nella casa di tale, 24 caproni maschi, e così è incominciata la letteratura. Ma può essere un'impressione molto sbagliata, forse già c'avevano dei poemi orali e li annotavano, non possiamo sapere, perché quello che è rimasto sono le tavolette che negli incendi si sono conservati. E sembra che le biblioteche delle case consistevano soprattutto di questo, di elenchi di animali che ci avevano, quanti tripodi, quante bacinelle. Non è possibile ricostruire. Comunque il mio dubbio rimane, la letteratura è incominciata come un elenco commerciale o come la volontà di annotare quello che si tramandavano i bardi, ma forse né in un modo né nell'altro. Certamente la mania più antica dell'uomo è di scrivere il suo nome dappertutto, e allora la prima cosa che avrà scritto uno scrittore sarà il suo nome. Dico, il primo libro è stato firmato prima di essere stato scritto. Quali letterature europee o americane preferiva, di quelle che poi lei ha ampiamente trattato a livello di traduzione? No, guardi, io non facevo differenze. Naturalmente che non mi occupavo delle lingue che non conosco. Non, dovevo leggere Ibsen in traduzione tedesca, perché certo il norvegese non lo potevo imparare, come ha fatto Joyce, che ha imparato il norvegese per leggere Ibsen. Ma mi sembra un po' troppo. E così non ho mai letto i russi, perché non ho imparato il russo, e allora prima di leggere una traduzione dovrebbe essere un libro mediocre, per esempio forse un romanzo di avventure, di fantascienza, così potrei leggerlo in traduzione, con grande sofferenza comunque, perché quello che è scritto male, questo, e le traduzioni poi... Se l'autore è buono, pensiamo a Tolstoi o Flaubert, che cosa sarà una traduzione, per esempio? Tolstoi, non so chi l'ha letto, che cosa ha letto, no? Perché so che quasi tutta la gente l'ha letto tradotto. E noi qui con mio figlio abbiamo fatto un confronto molto buffo, 3 Anna Karenina, vedere un dialogo come veniva nelle 3 traduzioni, dicevano cose diverse. Allora bisogna domandare a qualcuno quale ha letto, no? Perché veramente ha letto un Tolstoi diverso di quello che ha letto B. Che poi questi autori siano così importanti da lasciare qualcosa in fondo a queste orribili traduzioni. Ma per esempio Kafka, ci sono 2 traduzioni di uno dei suoi migliori racconti che la condanna, Urteil, qui italiane.
le traduzioni. E sono buone tutte e due. Nella prima incomincia dicendo che quel mattino aveva scritto a un suo amico che abitava in Russia, e nell'altra dice che quel mattino aveva ricevuto una lettera del suo amico che abitava in Russia. E così incomincia il racconto, no? Ora, certo, non cambia, è sempre un racconto di Kafka, eccetera, però... Lei però per molto tempo ha fatto traduzioni. Beh, per guadagnarmi la vita qui all'estero qualcosa dovevo fare, no? Quindi, secondo lei, le traduzioni vengono meno al compito di aumentare e approfondire l'informazione letteraria? Ma scusi, quello non è il suo compito. Quando esiste un libro, si suppone che la gente legge quel libro. Se poi lo traducono, si sa che è un altro libro, e allora è una merce così avariata che si vende solo perché l'altro, l'originale, ha successo. Chi si può accontentare o si vuole accontentare di questo surrogato, che si accontenti. Però quello che è grave è quando questa situazione diventa così una situazione permanente, cioè che tutto è surrogato. Ora, quando lei legge un'Odissea tradotta nel 600, è un poema del 600, va bene, se l'autore ci aveva qualcosa in testa, allora si può anche leggere, ma non credere che quella è l'Odissea, per favore, ci corre. E qui si sono fatti, delle grandi illusioni che si conoscevano così bene la letteratura di questo, di quell'altro paese, vabbè, saranno molto istruiti, però per ora, dal momento che gli autori importanti di un paese sono 4 o 5, perché non si leggeranno quei 4 o 5, diciamo, in francese, Racine, Montaigne, Ronsard, Voltaire e qualcun altro, e Proust, no? E quando mi viene qualcuno a raccontare che ha letto Proust tradotto, allora so benissimo che sa una quantità di cose sulla società, perché anche tradotto, sulla società di quei tempi, anche tradotto, Proust parla di quelle cose, però che sappia cos'è il mondo assolutamente intelligente di Proust, un mondo continuamente intelligente, questo non lo può dedurre da una traduzione, è quasi l'unica cosa che questo autore dovrebbe comunicare. Praticamente quello che lei reputa intraducibile è lo stile. Se lo vuole usare come definizione, allora diciamo stile è quello che non si può tradurre, solo che la definizione è... non so di chi, se di Valerio, di chi, poesia, è quello che non si può tradurre. Però questa definizione è un francese, poesia è quello che non si può tradurre, e mi sembra il commento più chiaro a quello che sto dicendo, no? Lei avrà preso tutto dal libro, ma la poesia no. E gli autori valgono quando sono poeti. Se la poesia si è rimasta così, è rimasta per strada, è andata perduta. Per lei il perfezionamento di uno scritto, la correzione, sono importanti? No, è importante per gli scrittori mediocri come me, cioè che tendenzialmente parlano troppo e scrivono troppo facilmente. Ma ci sono delle persone che parlano bene, pensano bene e scrivono bene, come per esempio Borges, che lei ha nominato, no? Ma ci sono altri esempi, per esempio Milton, quando era cieco, di notte lui faceva 20-21 endecasillabi o righe, non so come chiamarli, e dopo al mattino lo dettava la sorella, perché non... La correzione stava nel farlo, cioè già era tutto corretto quello che gli veniva fuori. Invece la gente
scrive come altri disegnano. Ci sono le persone che disegnano naturalmente molto bene, come Picasso, che sempre ha disegnato perfettamente, e altri che hanno importanza come pittori, che però non disegnavano tanto bene e che devono correggere i loro disegni. Sebbene fondamentalmente un grande pittore è un grande disegnatore, però si può essere un grande pittore come Odilon Redon, mettiamo, no? Senza saper disegnare così bene, no? Per esempio Ingres disegnava meglio di Delacroix, però Delacroix è più importante per altre cose. Comunque, dico, le persone che disegnano così un po' sfilacciato, non molto esatto, o che scrivono non esattamente d'accordo al loro ideale di correttezza, devono correggere. E questo lavoro di correzione non ha fine. Infatti Joyce ha dichiarato che la correzione è infinita, che perciò a un certo punto bisogna smettere di correggere, perché sennò si continua sempre. E io parlo di questo perché io correggo sempre, no? Adesso vi faccio vedere questo manoscritto, non so come chiamarlo, brutta copia di un mio racconto, no? Non è l'unica volta che l'ho fatto quel racconto, pure fatto altre 8-9 volte, forse quella è la prima, però dopo si continua e perfino sulle bozze, come lo sa l'editore molto bene, faccio tante correzioni che dopo ci sono delle proteste. Ma letteratura è una parola tanto ampia. Certamente è una cosa che non esiste in natura, no? È una cosa innaturale la letteratura. E quindi rischia sempre di sparire. Però adesso molto meno, perché sembra che l'uomo ha veramente invaso la terra, la distruggerà completamente, ma forse lascerà la letteratura, perché è una delle sue creazioni più serie, una delle quali, non so, gli infondono, diciamo per esempio le opere complete di Hitler rimarranno, e anche i testi di Stalin. Quello che hanno fatto non rimarrà niente, ma ho usato quegli esempi per dire che la peggiore porcheria fatta dalla peggiore persona può durare, invece quello che fa una persona che non sia distruggere è difficile che duri, cioè la distruzione dura, ma è certo una cosa di segno completamente negativo, no? È meglio scrivere un libro che fare una piramide, come si stanno mettendo le cose, dico, se si vuole che duri. Io questa poesia l'ho trovata lì, non so dove l'ho scritta, né quando. Si intitola Il lago di Ginevra, Lac Léman, quindi so di che cosa parla. Effettivamente lì sul lago, sulla montagna, c'è un cimitero dove c'è la tomba di mio nonno, e poi ci sono dei boschi dove ci sono stato e ho pensato, mi immagino, certe cose, ma certamente la poesia non l'ho scritta lì e neppure l'ho scritta in Italia. Per certi riferimenti mi accorgo che non l'ho scritta in Italia e non so quando. Là sul colle è la lapide di mio nonno, un cipresso ha coperto la scritta. Si chiamava Rodolfo Romegialli e quel cipresso ha la mia età. Giù invece è il lago d'acqua senza sale, dove mia nonna nuotava da ragazza, distesa e bella come adesso il suo scheletro. Si chiamava Maria Morgheneg.
Anch'io nel bosco ripido di abeti, a metà strada tra il lago e il cimitero, sono un altro più giovane americano tornato al luogo delle origini. Libero ancora e sano, non è possibile che io sia stato lui, sembra impossibile. Che sonnifero preso, che malattia. E ora mi sveglio in un mondo di idioti intenti a preparare il losco avvento di un re sole marxista e la sua corte. Nell'attesa fanno un chiasso che assorda. E io che in quel bosco li avrei spazzati via con una mano come foglie secche se soltanto li avessi immaginati. Mi trovo adesso in questa terra brulla con tutto attorno un branco di maiali maligni, rivoltanti, fantasmali. Ho fatto male, nonni, a tornare in Europa? Una specie d'amore mi attirava. Venni, bevi l'amore, persi i sensi. Ma quando quest'amore sarà speso potrò essere anch'io scheletro nel bosco che separa il cimitero dal lago. Nella produzione di Wilcock, la poesia, di cui ne ha pubblicato solo una minima parte, è forse l'espressione più segreta e difficile. Alcuni dei suoi lettori più attenti dividono le sue poesie in due grandi periodi. Quello spagnolo, dove prevalgono i temi legati all'amore, alla gioventù e alla natura. E quello italiano, dove oltre alla ricchezza dei riferimenti scientifici, è presente una profonda ispirazione sui temi del divenire dell'uomo e del cosmo. Il sogno. Io mi domando sempre perché in spagnolo sogno e sonno si dicono con la stessa parola. Eppure sempre hanno potuto parlare e sapevano benissimo di che cosa stavano parlando. Ma lo stesso era sempre la stessa parola. La frase più famosa qui in Italia in spagnolo che comprende queste parole è che il sonno della ragione produce dei mostri, però è il sonno e il sogno. E allora il senso cambia se è il sogno della ragione o il sonno della ragione. Ma quando l'hanno scritta i due sensi c'erano lì. I greci non sono mai riusciti a distinguerli e non avevano nessun motivo per distinguerli. Il che a volte conviene saperlo perché noi parliamo di questo e di quello e forse questo e quello sono la stessa cosa. Basta parlare in una lingua dove questo e quello si dicono nello stesso modo. Chissà. L'arte è una parola così grossa che veramente adesso stanno facendo il possibile per far credere che non esiste. E allo stesso tempo c'è una quantità così enorme di gente che vive di quello che si intende per arte che non so che succederà. Cioè sono le stesse persone che stanno dichiarando che l'arte è morta e che non esiste, però vivono di questo. Forse come i becchini d'un cimitero. Quali sono per lei gli elementi che definiscono lo stile di un autore? Io non mi posso immaginare che si possa dire qualcosa d'un autore, ma questo si collega a un'altra mia idea, cioè che la critica letteraria quasi non esiste. È una scienza immaginaria come la cibernetica, cioè che l'hanno inventata per prendere degli stipendi. Ma
ma si usa. E allora mandano avanti facendo credere che fanno qualcosa. Esiste in questo senso la critica letteraria, che un critico può dare delle indicazioni, per esempio dire quante opere ha fatto un autore, sebbene quasi sempre mentono, si dimenticano alcune, eccetera, però insomma nelle grandi enciclopedie, no, di ogni autore c'è un articolo, e questo articolo è scritto da un critico letterario, che però è la persona più adatta a fare quello, a dire che cosa ha fatto, quando è nato, che cosa faceva in vita. E beh, comunque tutto è un po' falso, perché di nessun uomo si può parlare troppo senza cadere nel falso, no? Non la interessa neanche la cosiddetta critica creativa? Oh, va bene, quella è creativa di stipendi, di soldi enormi. Quello che guadagnano in Francia ha fatto tanta impressione che in Italia hanno deciso di guadagnarci il doppio sopra. Però sono attività così, diciamo, come... Guardi, come sarebbe il noleggio d'automobili di lusso nei riguardi dell'industria automobilistica. È una cosa talmente parassitaria che, per esempio, diciamo, un paese può fare automobili senza quella piccola industria di noleggio di automobili di lusso, o altre cose che in questo momento non voglio inventare, cose ancora più parassitarie, no? Cioè arredatore di interni di automobili, no? Certo che in Russia non esiste questo mestiere. In un paese che può avere dei parassiti ci può essere il mestiere di arredatore di interni di automobili. Cioè, a suo avviso, la critica non aiuta la comprensione dei fenomeni letterari. Ma no, la letteratura sono i libri bisogna leggerli. Quello che pensa un altro sui libri è veramente poco interessante, se non si ha letto il libro. Se poi si crede che invece di leggere Proust bisogna leggere un saggio su Proust, mi sembra un'idea talmente barocca e talmente stravagante, e invece ci sono molti che credono che è meglio leggere il saggio su Proust che Proust. Questo. Ma... Beh, va bene, non bisogna infierire, perché dove ci sono dei soldi la gente guadagna così, in qualunque modo. E poi quello che piace alla gente vuol dire che riempie un bisogno. A volte questi bisogni sono così innaturali che crea una situazione rivoluzionaria, perché ci sono le persone che hanno dei gusti troppo stravaganti nel complesso, no? Riguardo alla massa. E no, per fare un esempio, se a un certo punto la pittura ha messo di moda i quadri non già astratti, ma vuoti. Però se tutti i compratori così impazziscono per i quadri proprio vuoti e li comprano a 1,2 milioni ciascuno, e allora lo fanno degli azionisti, delle industrie, poi queste industrie si trovano che tra i... che nel loro attivo ci sono tanti quadri di A, di B, di C che hanno fatto dei quadri vuoti, cioè che veramente non varrebbero niente, no? Venduti nel Camerun, per esempio, non valgono nemmeno 20 lire. E allora si vede che quello non può mantenere l'industria, non è come un monile d'oro che sempre si può rimpiazzare, cioè un attivo falso. E allora si crea una situazione complicatissima, l'economia è molto complicata, non si può. Lei vuole dire science fiction, no? Che io questa parola così non è una parola italiana e mi sembra una parola talmente balorda, ma non la posso usare, perché è sempre una marca di scarpe, non esiste. Vuol dire letteratura di immaginazione, che dove ci sono alcuni elementi scientifici, quelli ci sono sempre stati, figuriamoci, in Italia hanno inventato il genere, no? Quasi, la città del sole e Giordano Bruno, eccetera, facevano delle cose di immaginazione con degli elementi scientifici. E perché si deve aspettare a un certo punto di usare una parola solo per scimmiotare delle persone
che vivono in America, in una parte ristretta dell'America, che hanno un'altra mentalità. Comunque, questo, la science fiction, è l'unico genere letterario che si può leggere adesso senza avere dei grattacapi. Cioè, il grattacapo principale è che ti stai a pensare quanto è stupida questa persona e avrebbe potuto fare le cose in un altro modo, invece guarda, sta facendo il filmetto sentimentale, o sta imitando Beckett che non si può imitare, o sta facendo vedere come può fare il francese o cose del genere. Invece science fiction è un'altra cosa, racconta delle cose, la raccontano molto male, ma non è il caso di soffermarsi tanto sul fatto che lo raccontano male. Adesso ho letto un libro di Heinlein che è abbastanza noto e nemmeno racconta male. C'è qualcosa di povero, di logoro nel loro descrivere tutto quello che potrebbe accadere, ma invece quando descrivono quello che non potrebbe accadere sono interessanti. Allora sono i soli libri dove ci sono delle cose dove veramente l'immaginazione si trova. Gli autori sono quasi sempre mediocri, ci sono alcuni come Asimov, per esempio, che è talmente mediocre lui come persona che niente lo può salvare, io non potrei leggere una cosa del genere. In tutti, o quasi tutti i suoi scritti, c'è un profondo interesse verso la scienza e soprattutto nella sinagoga degli iconoclasti. Beh, in quel libro particolarmente era obbligato perché è una collezione di scienziati fasulli. Allora non ci si può aspettare che li prendessi sul serio, ma d'altra parte li ho presi abbastanza sul serio, cioè non ho preso in giro nessuno. Eppure avevano le teorie più assurde e immaginabili. Ma ho pensato che tutte le teorie si possono perdonare, perché tanto l'uomo vive così, facendo le teorie, e tante sono sbagliate. E altre per un po' di tempo si considera che non sono sbagliate. Ma questo è molto caratteristico delle teorie che sono buffe. Se legge una storia della scienza vedrà che uno dopo l'altro tutti i più grandi filosofi hanno proposto delle teorie che stanno sempre sull'orlo del ridicolo, e anche quelle di adesso, no? Quindi la scienza anche come repertorio di follie? No, è il repertorio della conoscenza umana. Gli uomini hanno sempre cercato la conoscenza o qualcosa che rappresentasse la conoscenza, che è fatta così di ipotesi, teorie, che ciascuno la difende con i denti e che sono tutte, hanno la caratteristica di non intaccare la realtà. La realtà rimane quel che è. E adesso, beh, adesso sono diventate completamente folli le cose che, perché i calcoli vengano bene, che si devono credere, per esempio che l'elettrone non sta in nessun posto, non si muove a nessuna velocità, non lo si potrebbe mai trovare, è un'onda e allo stesso tempo è una particella, e tutte queste cose si possono credere, semplicemente significa che l'elettrone non esiste e che si stanno facendo dei calcoli su qualcosa così che potrà venir cambiata tra 50 anni. Allora, lei diceva definizione, io direi che follia è quello che fanno gli altri. E in generale, quali sono le teorie scientifiche che destano maggiormente il suo interesse? No, io non faccio nessuna differenza tra le teorie filosofiche e le teorie scientifiche, perché sono la stessa cosa. Scienza vuol dire sofia. Filosofia è amore della scienza. Certo, qui, siccome questo paese ha preso così una piega veramente straordinaria, c'è stato anche qui una specie di separazione tra la conoscenza che serve a delle applicazioni pratiche e la conoscenza che non serve a niente, no? E allora si è cominciato a pensare che la conoscenza che non serve a niente c'era qualcosa di elegante e di distinto, che era molto meglio di quella che serve a qualcosa.
però è una situazione anormale, momentanea, diciamo. Per esempio, quando sparirà l'Italia, sparirà questa idea. Beh, non è soltanto l'Italia. Ma... Dico, appena questo paese, colto dalla fame che si sta preparando, diventerà una specie di altro paese, e tutto questo cadrà, scomparirà, questa idea. E le teorie del tempo? E beh, c'hanno una caratteristica che tutte sono un po' spiacevoli, sono quasi barzellette. Appena si comincia a parlare del tempo si deve dire qualcosa di... non so. È l'unico che ha detto qualcosa, non so, è Agostino che ha detto: quando non me lo domandano che cos'è, so che cos'è, quando me lo domandano non so che cos'è. Beh, tutto il resto che si è detto sul tempo, sì, io ho scritto articoli sul tempo che va indietro, sul tempo questo, sul doppio tempo, su tre tempi, perché ci sono esempi di tre tempi diversi, il paese degli occhi buchi, per esempio, che è una cosa che ha molto preoccupato negli ultimi 30 anni i filosofi moderni, cioè anglosassoni, ma sta sempre sull'orlo della creazione letteraria, no? Un discorso sul tempo. C'è poco da dire, purtroppo, che è un argomento drammatico, perché il tempo è quello che ci mangia, no? Ci divora, e allora si sta parlando un po' per scherzo di una cosa che ci sta mangiando, prima il fegato, poi il cervello, poi i muscoli, e poi ci ha mangiati tutti. Il tempo come carnivoro. Ma guardi che l'idea è anteriore all'uomo. Cronos si chiamava e si mangiava i figli. Mi fa ricordare che cosa ha risposto Borges a una domanda che gli dicevano di parlare sul tempo. E allora si è ricordato che una persona, che un filosofo abbastanza noto gli aveva detto: ah, il tempo negli ultimi anni abbiamo risolti molti problemi riguardanti il tempo. E questo l'aveva stupito molto, perché diceva, era come se mi avesse detto: ah, lo spazio, negli ultimi chilometri abbiamo risolti molti problemi dello spazio. Non lo affascina tentare di sapere se le sue opere dureranno nel tempo? Il tempo che dura un'opera? Questo sarebbe un argomento interessante. Quanto durano le opere? 50 anni fa quasi Valeria ha scritto che ormai eravamo sicuri che le opere nostre non sarebbero lette tra 100 anni. E questa è stata una cosa che ha avuto molta importanza, non che l'abbia scritto Valeria, ma questa consapevolezza che non si scriveva più per molto tempo. Perché prima la convenzione, per esempio Manzoni, che ha tanto faticato a fare questo romanzo suo, che ci ha messo degli anni, eccetera, ma perché lui credeva che per moltissimo tempo l'avrebbero letto, e infatti è andata bene. Ma adesso nessuno potrebbe dedicare 25 anni. Beh, sì, chiunque lo potrebbe fare, no? Però non è molto comune questo atteggiamento di credere che leggeranno le cose per chissà fino a quando, insomma. E io penso che una delle poche cose che durano, anche la pittura si rompe, ma adesso dai libri che si stampano tante copie durano. Delle cose che andrebbero completamente perdute, come le cose di Kafka, che ha detto di buttarle via, eccetera, come possono sparire? Quindi, se qualcuno si prende un po' di briga a fare delle cose ben fatte, c'è una possibilità che quelle cose durino. Juan Rodolfo Wilcock è oggi uno scrittore italiano, ed è interessante notare che uno dei pochissimi scrittori italiani che sanno che cosa sia la scienza, che si interessano di scienza e che sanno parlarne. L'unico altro nome che può venire in mente di qualcuno che abbia delle capacità simili è Primo Levi. Il fatto che Juan Rodolfo Wilcock sia un ingegnere, io ritengo che sia del tutto incidentale, perché è piuttosto raro trovare degli ingegneri
che capiscano come lui capisce quali sono le implicazioni delle teorie scientifiche per la cultura in generale e per la vita di un uomo, di un popolo. Juan Rodolfo Wilcox sa distinguere qual è la scienza vera dalla scienza falsa e questa capacità è molto importante nella nostra epoca in cui di scienza falsa ne gira tanta. Di questa sua capacità Wilcox si può dire che abbia fatto una missione, nel senso che molti dei suoi scritti servono, sono intesi a spiegare queste differenze e a criticare le teorie scientifiche false o le teorie scientifiche che in effetti sono inesistenti. È curioso che facendo il critico della scienza Wilcox riesca a fare insieme della letteratura e della buona letteratura. Uno dei suoi ultimi libri, La sinagoga degli iconoclasti, è una galleria di scienziati folli, pazzi, e è curioso notare che alcuni di questi scienziati esistono, sono veri, sono tratti dalla cronaca degli ultimi decenni, mentre altri sono stati da lui inventati. E ci si può chiedere perché Wilcox abbia mischiato degli scienziati veri con altri che ha inventato lui, dato che di scienziati folli o di presunti scienziati folli ne esistono già molti e non avrebbe avuto difficoltà a comporre la sua galleria ritraendola tutta dal vero. Una delle risposte che si possono dare è che ha voluto fare questo per brevità, per concisione, nel senso che in un carattere inventato è più facile accumulare stranezze o atteggiamenti o modi di essere criticabili di quanto non sia facile trovarne in personaggi esistenti. L'altra ragione che si può presumere abbia spinto Wilcox a fare questo è di cercare di istruire anche in questo modo, nel senso che chiunque legga la sinagoga degli iconoclasti ha davanti a sé un compito di capire, cioè quali sono i personaggi ritratti dal vero e quali sono quelli inventati. Wilcox è uno degli scrittori italiani che più di altri hanno esercitato ed esercitano in più modi una influenza su quanti si occupano di letteratura nel nostro paese. Un'influenza tanto penetrante quanto poco vistosa. Gli elementi di questa influenza sono molteplici. Ci limiteremo a suggerirne qualcuno. La ricchezza immaginativa della sua scrittura, l'esattezza dei riferimenti sia scientifici che letterari, il continuo esercizio dell'ironia, il gusto del paradosso e soprattutto, grazie alla sua formazione avvenuta fuori dell'ambiente letterario italiano, la sua mancanza di pregiudizi nel criticare in maniera irriverente ma salutare un ambiente e una produzione letteraria come quella italiana da tempo stagnanti. Nella notevole quantità di cose che si sono stampate in Italia in questi ultimi anni, quali salva? Non spetta a me di salvarli o no, no? No, ci sono molte cose che stanno molto bene. Forse si salverà Elsa Morante per il suo romanzo Menzogna e Sortileggio e Landolfi per, non so, qualcosa, che non ho letto tutto, allora non posso giudicare tutto. Forse qualche pagina di Gadda, no? Però non così come Cimeli. Ora no, dico, la Morante già ha fatto un romanzo che è una cosa che quasi nessuno ha fatto, perché hanno fatto delle parodie di romanzo. E quel racconto di Moravia pure può durare, non so, non fosse che per dare l'idea di come si scriveva a quell'epoca o come si pensava. Ma perché mi fa questa domanda? Poeti nessuno. Poeti, non c'è stato un poeta qui, penso, non so, ma non diciamo, non facciamo arrabbiare i conoscenti. No? Questi giudizi valgono anche per la cosiddetta neoavanguardia. Le esperienze più recenti sono troppo vecchie.
Sono un'espressione di questa società che tende a essere come quella spagnola, cioè una società dell'Ottocento. E allora sì, ci si può fare così un fiocchetto qui, come fanno in Spagna le donne, che si chiama croche-cœur. Però non è una mossa d'avanguardia molto. No, poi l'avanguardia, perché ci deve essere sempre avanguardia? È logico, per la definizione di avanguardia vuol dire che dopo 10 anni di avanguardia viene un'altra cosa che per forza va indietro, perché come si può andare sempre in avanti? Sarebbe molto strano. Il surrealismo è una cosa che è sempre esistita e non so perché adesso ha un nome diverso. Io credo che vuole indicare quello che non è naturale, ossia il soprannaturale. E quindi è sempre esistito. Per esempio, i sogni non sono naturali, si sognano delle cose completamente assurde. I sogni sono surrealisti, però è abbastanza saputo, almeno da quando esiste la scrittura, esistono i sogni, anche i cani sognano, figurarsi se gli uomini non hanno sognato. E allora perché adesso hanno cambiato la parola surrealismo? Cioè quello che non è reale. E qualcuno sa che cosa è reale allora? Come mai dopo tanti anni si è deciso a pubblicare un romanzo? Beh, perché è una cosa che stavo scrivendo da, non so, da 7-8 anni, no? E allora non mi ricordo più che cosa pensavo 8 anni fa e perché ho scelto di fare quello. Comunque, quello che sto scrivendo adesso è un romanzo che ho scritto 15 anni fa e che lo sto riscrivendo, lo sto rendendo un po' meno brutto. Ma naturalmente il romanzo mi piace molto come genere. Se non ho pubblicato dei romanzi, non è perché non li abbia fatti, ma perché non pubblicavo. E poi l'ho fatto un po' nella forma teatrale, cioè ho scritto per il teatro delle cose che potevano essere dei romanzi. E solo che siccome erano per il teatro nessuno poi le voleva recitare e allora non si sa bene che esistano. Che cosa intende esattamente per forma teatrale? Perché non è molto diverso. Poi i romanzi moderni usano molto il dialogo. Dico, almeno una parte dei romanzi di adesso si fanno con molto dialogo. E quelli della Compton Burnett praticamente si potrebbero fare a teatro. Si riferisce a qualche scrittore in particolare? Ah, stavo dicendo, per esempio, la Compton Burnett scrive tutto in dialogo e Ulisse è tutto parlato perché anche in gran parte è un monologo interiore, però è parlato, è una persona che parla con se stesso. Kafka è tutto parlato, è sempre lui che sta raccontando delle cose e al massimo bisogna dire che il romanzo è racconto, il racconto che cos'è? Qualcuno che sta parlando, se no non esisterebbe. Anzi, quando qualcuno si dimentica che il racconto è qualcuno che sta parlando, allora vengono fuori delle cose un po' noiose, no? Se ne abbiamo visto. Le differenze fra vari generi letterari tendono quindi a sfumarsi. Ma guardi, questi cataloghi, queste divisioni le fanno le persone che vendono la roba. Per esempio, un antiquario che deve vendere degli avori medievali, no? Allora lui ha tutte queste categorie, madonne. Questo e l'altro, però certamente che il fatto di intagliare l'avorio si fa
non si fa in una categoria, no? Si fa sempre lo stesso, solo che lui c'ha per tombe, per chiese, per camini, no? E, ma l'ha inventato lui, assolutamente. A un certo punto poi si scopre che certe cose, diciamo, i negretti che si mettevano sotto il balcone, come statua, no? Che sotto il balcone, sotto una scalea si metteva un negretto, no? Poi a un certo punto quello adesso si usa, o anni fa si usava in un salotto. E allora quello, invece di essere un negretto da scala, è un negretto da salotto. Ma sono tutte cose completamente esterne. Certo. Si immagina se... Infatti la Divina Commedia è una commedia, secondo Dante, però secondo la SIAE no. La SIAE non l'accetta come commedia. Ma lei crede che questi raccontini che incominciava Kafka, per esempio, appartenessero a un qualunque genere? Essenzialmente si trattava di incominciare un racconto e non finirlo, perché lui già sapeva che non l'avrebbe finito, perché non li mandava avanti. E questo è un genere stranissimo, incominciare un racconto, eppure il suo diario è fatto quasi di questo. Ora, che differenza c'è tra i racconti che si sa che saranno finiti e quelli che si sa che non saranno finiti? Sono differenze che sorgono dopo. Quello che si vuole è lo stesso. Poi a un tratto nel diario Kafka metteva una poesia. C'è qualcosa di diverso tra questa poesia e una notazione di altro genere? No. Se no non... Solo che in quel momento ha voluto fare una poesia. La sua notazione aveva la forma di poesia e a quella rispondeva. Kafka è stata una delle persone che più influenza hanno avuto come scrittore su di me, non so, per una serie di motivi, ma soprattutto perché tutto quello che scriveva faceva così bene. In tedesco quasi nessuno scriveva così bene, no? Soltanto Wittgenstein a quell'epoca, no? Secondo alcuni, dopo Goethe è la persona che ha scritto meglio in tedesco. Io tanto non posso giudicare, però è una meraviglia come scriveva, no? Aveva la sua precisione, la sua esattezza e la sua immaginazione e anche la sua concezione del mondo, che era molto simile alla mia, o almeno, anzi, direi che mi ispirava poeticamente. Tutte queste cose me l'hanno tenuto caro, perché poi io ho tradotto, quando ero ragazzo, ho dovuto tradurre tutto il diario, che è lunghissimo, il diario di Kafka. E così per un anno almeno sono vissuto con lui, ma proprio, no? Perché non era il caso di tradurre tutto, lo trovavo così bello. E poi ero giovane, le cose mi si fissavano. È una delle poche persone che ho rischiato di imitarlo, che non si può imitare Kafka, a parte che non si può imitare nessuno. Sull'amore ci sono tante cose da dire, tante cose sono state dette. Io ricordo adesso che ho scritto poco fa in una lettera che la differenza tra l'amore e l'amicizia è che gli amori, gli oggetti degli amori, noi li vediamo in qualunque modo, cioè ci pensiamo di tutto, da un estremo all'altro, da un polo all'altro, e invece degli amici pensiamo sempre lo stesso. Questa è una cosa che mi sono accorto non molto tempo fa. Perché il caratteristico dell'amore è di stare sempre cambiando idea, che sulla persona che è oggetto dell'amore. E invece l'amicizia è caratterizzata, ripeto, da questo fatto che abbiamo sempre la stessa idea, anzi una specie di cocciutaggine interna che ci fa essere amici di una persona e soprattutto di pensare sempre lo stesso, di non voler modificare questa opinione.
Se mai ti capita di parlare con lui delle altre due che erano per me, non dirgli niente di quella che loro ti avevano promessa a te. Tu me ne avevi spedite diverse. Io le ho date a loro e una a lei. Ma alcuni dicono che un'altra ancora deve trovarsi lì dove tu sei. Se fossimo in difetto, voi o noi, e lui volesse farsi rimborsare quella di prima o l'altra che sai, già consegnata, tu non ci badare. Le vostre sono dove sapevate, tranne le loro, che purtroppo nessuno riesce a sapere dove le hanno lasciate, se da me o da te o da qualcuno.